you feel the dragon fire. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua Bla Forever. Oggi siamo tornati col secondo episodio delle migliori squadre che si possono fare riguardo a certi team appunto presenti comunque nella realtà. In questo caso è il turno del Milan, dopo che nel primo episodio abbiamo analizzato l'Inter. Cominciamo subito a dirvi magari i panchinari che fanno parte di questa squadra, partendo da destra verso sinistra, da destra verso sinistra, partendo quindi da De Sciglio, poi passando per Kučka, Cerci, Poli, Onda, Bertolacci e Luiz Adriano. Ora noi andiamo a cominciare subito con i giocatori titolari appunto del Milan 2015-2016, partendo subito dal portiere, vale a dire Diego Lopez, il portiere brasiliano che si presenta con 82 overall e con ottimi valori, ovvero 81 di tuffo, 77 riprese, stesso valore per il rinvio, 83 riflessi, 34 velocità e 87 di posizionamento. Difensori centrali: sul centro sinistra abbiamo Alex, qui ci compare fra i suggerimenti, con 81 di overall e 53 di velocità, che è un valore relativamente basso per un difensore comunque appunto basso, e poi anzi direi per qualsiasi ruolo comunque 53 è un basso valore. Poi 83 di difesa, 81 di fisico, e appunto peccato per la velocità, ma è davvero molto forte. Poi sulla destra invece troviamo Filippa Mexes, presenta 71 di velocità con 80 di difesa, 79 di fisico, questa è una carta oro rara, 79 di overall, comunque è una buona carta a dire la verità, e sinceramente ho intenzione di provarla perché comunque ha delle buone statistiche. Poi sulla sinistra abbiamo invece Antonelli, che presenta 77, vediamo se qui lo troviamo, eccolo qua, 77 overall con 79 velocità, 76 di difesa, 77 di fisico, presenta anche il passaggio, 70, comunque è discreto, quindi è un buon terzino. Poi sulla destra invece troviamo Abade, che è ritornato oro quest'anno, da 74 dell'anno scorso a 78, anzi c'è un più 4 di quest'anno, con 92 di velocità, 75 di difesa, 80 di fisico, presenta un passaggio scarso, 68, ma comunque va bene così, diciamo. Poi il centrocampo a 3, quindi partendo da sinistra verso destra, partiamo subito dal giocatore più veloce della Serie A, chiaramente stiamo parlando di Riccardo Montolivo, 80 di overall con 58 di velocità, 72 di tiro, 83 di passaggio, 76 di dribbling, 65 di difesa e 70 di fisico. Vabbè, penosa come carta, dire la verità. Poi ci spostiamo sulla parte centrale del centrocampo, dove c'è Nigel, De Jong, con 81 di overall, 71 di velocità, 51 di tiro, 69 passaggio, 71 dribbling, 78 di difesa e 86 di fisico. C'è in pratica una diga in mezzo al campo, recupera tantissimi palloni, visto che comunque ha un fisico davvero imponente, quindi davvero ottimo giocatore. Sulla destra invece abbiamo Jack, cerchiamo qui appunto Jack Bonaventura, eccolo qua, stanno centrocampista centrale, presenta delle buone statistiche, più da trequartista della verità, visto che comunque presenta una difesa che è relativamente bassa per un centrocampista centrale. Presenta 78 di overall con 80 di velocità, 76 di tiro, 78 passaggio, 81 di dribbling, 63 di difesa e 73 di fisico. Passiamo ora al trequartista, ovvero Jeremy Menez, vediamo qui fra i suggerimenti ci compare già, con 86 di velocità, 77 di tiro, 71 di passaggio, 85 di dribbling, 32 di difesa e 60 di fisico. È una buona carta comunque questa qua, diciamo che come trequartista presenta un passaggio che non è troppo alto, però è davvero comunque ottimo. Poi in attacco troviamo Bacca sul centro sinistra con 82 di overall e poi presenta anche 83 di velocità, 83 di tiro, 65 di passaggio, 80 di dribbling, 24 di difesa e 77 di fisico. Ultimo giocatore per questa squadra, parliamo di Mario Balotelli, che è ritornato al Milan, work rate che sono basso, presenta 80 di overall che comunque è un valore alto, ma secondo me lui se lo merita, anche se comunque le prestazioni che fa ormai quando è ritornato al Milan, cioè nel derby contro l'Inter, in quei 20 minuti che ha giocato ha fatto vedere comunque che ha delle qualità pazzesche, ha preso un palo e ne ha sfiorato un altro, e poi comunque presenta delle ottime statistiche qui nel gioco, 77 velocità, 80 di tiro, 68 passaggio, 79 dribbling, 30 di difesa e 78 di fisico. Appunto, come vi stavo dicendo, è un giocatore che ha tantissime potenzialità, quindi anche se io sono interista e quindi magari so comunque quello che è successo con l'Inter, il fatto che ha buttato la maglia, è giustamente un gesto che non doveva fare,
ma come non doveva fare lui magari qualsiasi giocatore con qualsiasi altra squadra. Però comunque io spero il meglio per lui, sinceramente. Balotelli mi è da sempre piaciuto un macello, quindi. E poi a me sinceramente sta un pochettino antipatico il fatto che tanti appunto tifosi, per esempio, quando prima criticano appunto Balotelli, poi però quando è quello che ti fa doppietta contro la Germania appunto negli europei, subito quelli là sono i primi tifosi a dire forse Super Mario, Balotelli sei troppo forte e cazzate varie. Quindi appunto questo magari mi dà un po' fastidio, però le potenzialità ce l'ha, quindi sarebbe davvero ottimo se quest'anno riuscisse a farsi vedere in mostra e magari essere convocato nella nazionale. Comunque non mi prolungo più troppo su Balotelli, quindi questa qui è la squadra che vi ho fatto vedere. Spero che il video quindi vi sia piaciuto, commentare con squadre da suggerirmi e da fare. Quindi per questo video da Bla Forever è tutto, ci vediamo alla prossima, bella!